qui. E se vuoi scrivermi, mi scrivi là. Come un'antica soap opera italiana poi fallita miseramente, oggi siamo qua con Edera. Ciao Monica. Ciao. No, non lo vedevo io, Edera, ovviamente, come vi state chiedendo tutti, ma lo vedeva Monica. Non è vero. Conto, iniziamo il secondo viaggio di Edera, che si chiamava in un altro modo, in un'altra sessione, non diciamo quale, mistero. Conto da 5 a 1. 5. 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi? Mi propone l'immagine di una vita precedente molto affascinante. Vedo lei che è uomo su di un cammello e dietro deserto una piramide. È una cosa che a noi può sembrare poco piacevole, ma che lì aveva un significato particolare. E cioè un animale sventrato, perché lei era una ruspice. Quindi dalla uccisione e apertura della carcassa dell'animale traeva auspici o dettagli per il futuro. Sì, dei messaggi divini, chiamiamoli così, no? Attraverso la lettura di queste interiora. Vita precedente, Sì, parallela. assolutamente. Uomo-donna. Un uomo, ma coi tratti molto delicati. Ok, Edera ti dà l'autorizzazione a questa seconda e probabilmente ultima sessione. Sì, assolutamente. Ok, forse però possiamo dire la tua vecchia sessione, no, Edera? Sì. Oddio, l'ho cercata prima, adesso. Fioretto. Numero. Se volete andarvela a vedere, 1, 2, 3, 4. Pensa a te. Bene, causa esoterica del numero della sessione di Edera Fioretto, 1, 2, 3, 4. Sì, mi Ovviamente non mostra voluta. immediatamente la sua progressione, la sua evoluzione. Lei ha fatto veramente un percorso notevole ed è proprio sintetizzato da questo. Poi Quindi comunque il questa 4 è come se fossero i suoi tre figli più lei, 4. Lei quindi oggi è 5, 6, 7, 8. Infinito, sì. Infinito. Nome della PS. Mi è venuto il nome di uno storico grandioso proprio, che è Mircea Eliade, che è questo storico che, a parte che non era solo uno storico, era proprio un insieme di cose, era un antropologo, era uno scrittore, un poeta esoterico, conosceva diverse lingue, aveva veramente sviluppato tante qualità contemporaneamente. E la pie? Deserto. Viene Mircea, se lo chiamiamo. Questo era il suo vero nome o uno pseudonimo? Mi dice come se fosse in parte, ecco, traendo Modificato. spunto. Sì. Poi quella che sia la versione ufficiale non lo so, non mi interessa neanche così tanto. Viene Non era come? energeticamente valido perché per lui era molto importante il concetto delle energie e quindi aveva scelto un nome formulato in modo tale che energeticamente, fosse vincente. Lo vedi? Allora, indubbiamente diverse interferenze l'avevano sfiorato, nel corso della sua vita, anche perché lui aveva messo mano un po' dappertutto e quindi anche in posti scottanti, diciamo così, no? Però viene proprio con la sua mente eclettica.
che è un po' la mente della nostra amica Edera. Va bene, è una seconda sessione ed era veloci, andiamo. Vibrazione. 41 miliardi. Ottimo. Consapevolezza. 182. PS. 53. Perfetto, vite precedenti. 12-12. Cervello. 9.2. Ok, chiediamo alla sua PS, Mircea Eliade, quali sono gli obiettivi di vibrazione di questa sessione? Sali, 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 senza timore, sali. Sali sulla tua piramide, sali. Di consapevolezza. Anche lì mi fa vedere come una freccia in salita che non ha una fine. Di capacità medianiche cervello. E qua me la mostra invece in maniera ondulatoria. Mi fa vedere tipo le onde del mare. Però le no, aspetta, più che le onde del mare che noi vediamo dalla spiaggia, le increspature che puoi vedere in lontananza quando il mare è mosso. Interferenze eteriche ci sono? Allora, io ne ho vista una, però è un po' particolare, nel senso che mi mostra un condor, però questo condor non ha né gli occhi né le zampe. Quindi è come dire molto 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 depotenziato. Abbozzato. Quindi ha tutto il corpo tranne gli occhi e le zampe. Vola, non può atterrare. Esatto. Quindi vola e non si posa mai, le e vola intorno e non vede. Come la sente quindi? Stiamo ovviamente parlando a livello simbolico. Attraverso appunto come se fosse una comunicazione tra le energie di Edera e le ali sue. Le sue ali sono tipo le antenne, ecco, che captano la sua energia, quindi lei dov'è? Non sta. Ok. Quando, non come tempo o anche come tempo, ma come avvenimento, come evento, quando è ritornata questa interferenza eterica rispetto alla prima sessione? Lei mi mostra tipo un balletto, no? Che rappresenta un po' una titubanza, avanti e indietro, rispetto alla decisione di interrompere la sua relazione di tutta la vita, perché alla fine è una relazione che dura da tantissimi anni, che è quella col marito. Quindi proprio in queste sue titubanze, ecco. Entità mentale. Entità una mentali. Sola io vedo. Si chiama Guazzabuglio. Mi fa vedere la presenza, allora, che è allo stesso tempo analizzabile da un punto di vista positivo, stimolante, e un altro invece un po' più frenante, perché mi fa vedere una molteplicità di elementi. Magari anche alcuni che potrebbero sembrare un po' in contrasto tra di loro e l'incapacità di gestirli. Sono tanti, sono vari e non li riesce a gestire. Regna un po' magari la confusione, l'incapacità di organizzarli e di renderli fiorenti, di renderli anche redditizi e di potersi manifestare al loro meglio, ecco, nella loro massima espressione. Che livello? Può essere due, a volte quando viene un po' presa più dallo sconforto di non riuscire a gestire, a coordinare le cose, tre, anche non oltre, Va bene, poca roba. C'è no. Sì. già un progetto nuovo? Secondo me sì. Come si chiama?
Allora, si chiama Castello di Carte e mi fa vedere che tu sai il castello quando lo costruisci con le carte da gioco, tipo, no? E non riesco a vedere tutte le altre carte perché mi mostra il dorso, il retro della carta. L'unica carta che mi fa vedere è l'asso di cuori. È come se proprio, perché lei si rende conto ormai, no, della fragilità di questo rapporto, no? Del fatto che non ci sono più le vere basi solide per un rapporto di coppia, come lo intende lei, d'amore. Il rapporto si è radicalmente trasformato e quindi le fondamenta che dovrebbero essere di un rapporto d'amore non ci sono. Il marito era la fiamma. No. La fiamma esiste? Io al momento la vedo in un'altra regione, in un'isola. Sì. Italiana. Fatta finita. Cambiabile, se si vuole, ma non grezza. No, grezza ancora. In Grezza, ok. Sicilia, grezza, sì. Cinema, tre figli. Bene, Affollato. dimmi tutti quelli che vedi. I figli, poi c'è la sorella, il fratello, poi c'è la mamma, c'è il papà. E poi vedo che Marito? cioè, nel senso, al marito potresti proporre un po' di tutto, no? E lui potrebbe anche dire va bene. E infatti lui viene, no? Con anche buona volontà. Però è come se fosse, mi svuota le tasche, cioè mi gira, scusami, le tasche, mi fa vedere che sono vuote, no? Come a dirmi che gli mancano al momento gli strumenti. Ecco. Cioè non ha le tasche con dentro gli strumenti per poter affrontare completamente in profondità e questa sessione e tutto ciò che questa comporta. Però ci viene perché è un uomo molto anche accondiscendente. La fiamma grezza viene. Sì? E chi altri? È come se energeticamente avesse chiamato diverse altre persone, già ci sono tutte, o perlomeno quasi tutte, che appartengono a un gruppo che noi conosciamo. Ah, quel gruppo lì. Sì. In particolar modo visto il creatore di Orgoni con cui lei ha già avuto un contatto. Vadim. Sì, con Vadim, come se ci fosse un filo speciale, perché probabilmente Vadim ha avuto con lei uno dei primi contatti esterni, no? Quindi, sai, è proprio è rimasto come qualcosa di indelebile, con le sue corregionali, quindi ci sono anche le sue corregionali, già vedo come se ci fosse già precedentemente comunque un legame. Anche se non consapevole, e molto con delle donne lo vedo il buon legame, con un'altra che sta oltreoceano, ci vedo una grande affinità perché hanno entrambe proprio un'energia di ricreazione, cioè che ogni volta che viene distrutto qualcosa loro ricreano, ecco, una Ma grande quella con forza. la E? Sì. Ok. Che succede nel cinema? Un gran casino, si picchiano tutti, sono tutti tranquilli, guardano il film.
Allora, dunque, i figli si aspettano come un seguito, perché con la mamma è sempre un'attesa della prossima puntata. I figli stanno assorbendo molto in questo momento di crescita dalla mamma, no? Ed è come sai sempre, come se con gioia aspetti e dici: no, è già finita una puntata, voglio vedere la prossima puntata. E questa qui della sessione è proprio una puntata speciale, no? Un'edizione così limitata, speciale, così. Ecco. Il marito? Allora, il marito è come se mi richiamasse alla mente il primo che è stato il passo compiuto da Edera in questa direzione, che sono state una serie di azioni che poi ha lasciato perdere, ma di fatto per Edera sono molto importanti perché sono stati l'inizio, diciamo così, del suo risveglio. Ed è come se lui avesse paura. Che quel grande scossone che c'era stato nel momento in cui lei aveva affrontato, okay, tutta questa questione, adesso arrivasse ancora più forte, quindi un altro scossone, proprio un terremoto con questa sessione. Temo un po' questo. Va bene, quindi adesso c'è poco, lo toglieremo. Lavoriamo in creazione. Diamo ancora un'occhiata a quella vita con cui si è aperta la sessione. Da lì lei ha fatto grandissimi passi avanti, perché le è rimasta questa. Allora, partiamo dal presupposto che lì era un ricercare la verità e cercare delle risposte all'esterno. Quindi questo aruspice intanto cercava le risposte andando a rovistare, diciamo così, all'interno delle viscere degli animali. Quindi già comunque lo faceva fuori da sé. E dentro un animale. E poi per di più queste viscere degli animali di fatto erano una connessione con le divinità, cioè queste viscere, diciamo così, lette in una certa maniera, erano traducibili in messaggi divini. Quindi era comunque un ricercare delle risposte all'esterno. Quindi lei ha fatto grandi passi avanti perché invece adesso ha compreso che le risposte sono tutte da ricercare all'interno. Però vedi, l'elemento piramide è rimasto. Orgoniti. Sì, che lei adesso si traduce in queste orgoniti, sì. Causa esoterica, parliamo delle orgoniti, del lavoro, della creatività, del fatto che lei si auto sabota. Alcune non vengono, scrive un libro. Non interessa a molti, ma poi alla fine non arriva a un risultato definitivo. Guarda che, allora va bene, ok, da un punto di vista eterico io ti posso dire, c'è l'intervento di questo falconiforme che proprio perché è cieco, in un certo senso riesce a creare un'interferenza quasi più forte, perché deve potenziare le sue capacità non possedendo gli occhi, che per esempio per le aquile, sai, si dice no, la vista d'aquila, così, no? Quindi c'è questa interferenza, nonché l'interferenza mentale del guazzabuglio. Però io ancora un pochettino vedo come una sorta di legame familiare rispetto alla non emergere, come se per rispetto di una certa tradizione familiare non si desse l'autorizzazione per emergere, per spiccare, oltretutto lei come donna, al di fuori dalla famiglia, al di fuori da lei come moglie, proprio come donna, come singola. Infatti lei è molto legata al numero 11, che poi è alla fine di due volte l'uno. E tra l'altro la cosa che mi aveva colpito è che mentre ero in attesa di questa sessione, guardavo l'orologio ed erano le 11:11 e mi dicevo: ma perché sono sempre le 11:11? Avevo questa sensazione che durasse tanto. E poi ho capito. Ah. Sì, dicevo: ma perché non scatta 11:12?
rimaneva 11-11. Sei rimasta lì un sacco. Sì, sì. Io la vedo molto in questo, come se ci fosse una sorta di condizionamento barra rispetto profondo familiare. Un'entità mentale collettiva legata alla sua regione. Sì, non uscire dalla linea familiare. La famiglia. Sì. Non posso dire la tua regione, vero? Chiedere. Sì, posso dirla? Stiamo parlando del tavoliere d'Italia, la Puglia o le Puglie. Dove la vedi questa entità mentale collettiva? Non uscire dalla linea familiare. Non passare il Natale fuori dalla famiglia, non so. Me la disegna proprio a casetta, molto stilizzata, tettuccio, le mura. Quindi si tratta di questo quadrato con il triangolo sopra, no? Tutto chiuso. No? Quindi chiuso rispetto all'esterno, dove tutti sono dentro, dentro questa casetta, per quanto riguarda ogni cosa. Per quanto riguarda le ricorrenze, per quanto riguarda le decisioni, per quanto riguarda anche proprio gli andamenti familiari. Quanti fili vedi tra questa entità mentale collettiva e la superficie della regione e quindi le persone che ci vivono? Ah, moltissimi. Moltissimi, e devo dire che lei per esempio ce l'ha molto più sottile, mentre per gli altri sembra proprio un cavo di quelli molto spessi. È un filo di lana, un filetto di… Sai, quello che potrebbe tenere un palloncino, sai, no? Così. Percentuale di pugliesi coinvolti e legati a questa entità mentale collettiva? 89. Anche nel mondo, quelli che sono andati a vivere altrove. Meno, allontanandosi di meno. Anche se, per esempio, questa è un'entità mentale che vedo che anche c'è in Calabria. Ed è vero che un pochettino si allenta ed è come se assumesse altre forme, diventa quasi più insidiosa, perché diventa proprio, come dirti, un tarlo che non vedi, però incide moltissimo, può anche incidere molto sulla salute. In Calabria dici? Sì, anche in Puglia, nel momento in cui le persone si allontanano e non hanno ben compreso questa entità mentale, non l'hanno ben elaborata, vedo che può produrre dei problemi di salute. Sofferenza per la distanza della famiglia. Sì, come se un po'… perché poi ci sono vari tipi di somatizzazioni, perché mi fa vedere… Una persona, per esempio, che conosciamo, gli ha colpito molto il respiro. Poi vedo altre persone che gli colpisce, per esempio, la testa. C'è chi lo stomaco. Come se di fatto questo legame non so. Adesso, nel caso, per esempio, di Edera, i rapporti sono anche buoni. Quindi è un legame che incide in maniera diversa, ma se per esempio il legame all'interno della famiglia è problematico e la persona decide di distaccarsi, ma è comunque legato a questa entità mentale, ecco, in questo caso dà origine per esempio a delle somatizzazioni. Ma non è il caso di Edera, perché Edera ha dei buoni rapporti, poi vedo che lei è molto, fa molto da collante, lei è molto leader. Numero 11 anche in questo, perché lei è proprio leader, è un po' come un magnete anche, no? Che attrae a sé il marito, attrae a sé i figli. La sua attuale, in questo momento, fiamma grezza è un 11? No, 6. E per diventare fiamma di Edera deve diventare 11. Mi dice che almeno 10, che ci sia l'1.
Va bene, portale aureo. Credo l'abbiamo fatto anche nell'altra, ma li richiamo comunque tutti i parenti di tutte le generazioni di Evera. Due microfoni. L'amica, anche se per breve tempo, finita morta in un incidente stradale molto molto male, ed il suocero. Se il suocero è già andato, torna un attimo, perché dobbiamo chiedergli delle cose. Sì, era andato, sì, sì. L'amica è strana, no? Perché mi si presenta in macchina ed è come se lei fosse fatta da fronte e retro. Cioè, cioè due visi, no? Due consistenze diverse, come fosse la carta, no? Sai che c'è davanti e dietro, e anche lei è come se avesse un davanti, che è quello che presentava le persone, molto diverso dal dietro. È in macchina? Sta andando? È in auto. Che è successo? Versione eterica, facciamo finta che, come dicono in tanti ormai. Allora, intanto mi parla di un collegamento fra una sua forte rabbia nascosta, infatti me la fa vedere di dietro. Di dietro lei è tutta rossa, proprio come se fosse una carta. Sai che spesso il retro delle carte è rosso, vabbè, a volte sono blu, però ci sono anche alcuni mazzi di carte che hanno un retro rosso. Ah, e nella carta da gioco. Sì, esatto. E mi fa vedere il suo retro rosso, come se ci fossero dei motivi di forte rabbia, però nascosta alla gente. E infatti, ed era, non era riuscita ancora a arrivare a questa parte della vita di questa sua amica, perché comunque la conoscenza era stata molto breve, e vedo che Edera era come se attingesse dalle parti più sane di questa ragazza. Allora, è come se la rabbia in questa ragazza fosse molto forte, ma Edera era proprio in grado, nel momento in cui c'era connessione fra di loro, di pescare in lei la voglia di vita, la voglia di riscatto, di rifarsi. Vite precedenti tra le due. Questa è interessante, perché me le fa vedere in tre sono, perché c'è lei, la zia, nonché c'è la zia materna, quindi la sorella della mamma, e questa amica qui. E sono in tutte e tre? Vita. Sì, esatto, sono tutte e tre in un'altra vita. Molto naturale come vita. Perché mi porta di là, quindi mi sta portando verso l'America, tipo come se fosse proprio nella parte dove l'America si restringe, in quel pezzettino lì, affacciato più o meno, no, non proprio sull'oceano, ok? E vedo così una vita molto rigogliosa, molto a contatto anche con tanti animali. Causa esoterica della fine brutta che ha fatto questa persona. Fuoco prima o dopo? Quel fuoco che aveva dentro di rabbia si è materializzato. È stata proprio come una scelta. Perché la possibilità era, mi riscatto, rifaccio delle cose, devo ridare un'impostazione radicale a delle cose per non farmi sopraffare da questa rabbia. Ci sono molte cose represse in questa ragazza. Non è riuscita, perché questo avrebbe comportato, io vedo proprio
il dover tagliare tante cose e il dover portare alla luce delle cose. No, come se non ci fosse stato il coraggio sufficiente. E quindi ha scelto anche un modo molto eclatante di morire. Era una sorta di denuncia, non so come dirti. Autodenuncia. No. Non ho capito allora. Credo che sia portare l'attenzione su delle cose, su delle ingiustizie. Io non so in che quartiere questa ragazza vivesse, perché era come se ci fosse una sorta di concatenazione tra familiari, quartiere, alcune problematiche che lei aveva bisogno di portare alla luce. Non era facile, ci voleva un atto di estremo coraggio, lei non l'ha avuto ed è come darsi fuoco. Sai quando ti dai fuoco per protesta, per denuncia? Leggiamola in qualche modo così. Cosa vuole dire l'amica Aidera? Conoscerti è stata una meraviglia, un piccolo miracolo. Mi fa vedere come se loro si rispecchiassero l'una nell'altra. E effettivamente nel farmi vedere questa vita precedente in cui erano tutte e tre insieme, è proprio come se fossero state tutti e tre fra di loro delle anime gemelle. E di nuovo qua in questa vita loro due si sono riconosciute subito, Edera e l'amica. E vedo proprio che si rispecchiano l'una nell'altra. Però Negli occhi. Sì, assolutamente, sì, si riconoscono attraverso gli occhi, forse anche attraverso le mani, perché c'è qualcosa probabilmente nel contatto proprio, ecco, delle mani, perché le mani di Edera sono molto potenti e sono quasi come degli scanner che leggono, ok? Quindi lei attraverso le mani legge la persona e quindi l'ha riconosciuta, anche attraverso le mani. Che aspetto ha l'amica? Allora, ora come ora, allora, all'inizio mi si è presentata, come ti ho detto, double face. Ok, quindi il davanti, la ragazza, e dietro era tutto rosso infiammato. Poi c'è stato un momento in cui abbiamo parlato del suo incidente così e l'ho vista un po' tipo quasi carbonizzata, quindi irriconoscibile. Adesso è come se avesse già abbandonato le fattezze umane e la vedo più come una specie di contorno azzurro, non stabile, non definito, che balla un po', come se fosse una specie di fiammella con una leggera, un leggero soffio, no? Quindi che la muove. Ora io la vedo così. Ok, salutiamola subito. Mi viene in mente questa cosa. È legata al fuoco, se n'è andata con il fuoco. Facciamole fare un ultimo lungo bagno nel suo mare. Vedo che invita anche Edera. Le vedo, quindi lei però adesso per fare questo bagno è ritornata ragazza, quindi con le sembianze umane. E vedo che giocano proprio, no? Che si schizzano con l'acqua del mare, si lanciano un po' di sabbia addosso, molto giocherellone, con molta voglia di vivere. Vedo proprio che lei si immerge, questa ragazza, è come se raggiungesse un profondo benessere, una profonda quiete. Il mare è mosso o è calmo? Adesso è calmo qua. C'è qualcosa coi Calmo. capelli? Sì, esatto. Sì, perché proprio questi capelli rimangono a pelo, no, dell'acqua. E Esatto. lei è questa è totale calma proprio. Pace proprio profonda a tutti i livelli, sul suo corpo, sui suoi capelli, nel suo cuore. È come se tutta quella rabbia, grazie all'acqua, grazie alla presenza di Edra, si sia spenta.
Lei, se vuole, può prendere tutto questo, tutto il mare, tutto questo momento e portarlo tutto nel portale definitivo. Fa come una replica un'istantanea di tutto questo, ma è multidimensionale, cioè è strana perché è come una foto multidimensionale. Bella questa cosa, da vedere. Sì. E la porta con sé, infatti ha tipo una scia, no? Non è finita, no? Non ha i confini chiari. E la porta con sé, dentro il portale aureo. Saluta Edera? Vedo che le ha toccati i capelli, ed era non li aveva completamente bagnati, glieli ha bagnati completamente, perché non aveva la cima della testa bagnata. Accarezzandola, No, Edera o gliel'ha bagnati Navi? tutti. Edera non Edera non li l'aveva. aveva, sì, aveva solo le punte, diciamo, bagnate. Edera le ha bagnato tutta la testa. Perché Perché? Non vuoi dirlo? da un lato preferirei che lo comprendesse profondamente Edera. Ok, va bene. Ma in quella vita a tre erano tre fiamme? Erano tre anime affini. Sì. Tre anime affini. La salutiamo. Suocero, tornato e disturbato dall'aldilà, no, dal portale aureo. Più come non so come spiegarti, devo proprio chiudere tutti i conti. Che sperava che andando di là di aver chiuso i conti. Di qua ci sono ancora i debiti. Ma io ho fatto quello che potevo. Non è che me ne sono lavato le mani, eh. Io ho fatto quello che era possibile, che in quel momento mi era possibile fare. Il mio meglio l'ho fatto. Poi ora vedo che è veramente poca cosa. Però io il mio meglio l'ho fatto. Ho fatto il gioco che potevo fare in quel momento. E tu, Monica, vedi che la situazione è sbloccata o bloccata? Questi debiti bloccano non si sa se lo blocchino oppure no, delle proprietà che sono adesso nelle mani della famiglia di Edra. Ma in questo modo, in questo momento, rispetto a questo gioco, mi fa vedere che consegna a Edera la carta, salta un turno. Quindi intestare le proprietà ai figli? E non a se stessa. Sai che non mi sembra questa l'opzione giusta? Io credo che lei potrà. Vabbè, adesso non è che posso proprio dire proprio esplicitamente, casomai dopo glielo dico meglio, andando verso un'altra direzione, che è sempre in una direzione di libertà e di revisione della legge, chiamiamola così, trovare altri tipi di soluzioni intermedie. In questo senso, secondo me, lui intende salta al turno. Aspetta un attimo, fermati. Ok? Riaggiornati e poi agisci. E questo riaggiornamento passa appunto attraverso questa cosa che tu hai capito? Sì? Sì, ce lo rispieghi poi dopo in privato che mi sembra più. Va bene, salutiamo il suocero, abbiamo già salutato l'amica, ci sono altri che sono entrati. Allora, lei è un'anima molto sensibile e molto giocherellona. E vedo come se bambini fossero molto attirati dalla sua energia.
Perché lei è un po' come, a seconda dei bambini, perché poi ogni bambino ha il suo vissuto, no? Può essere, non so, la fatina un po' birichina, per altri può essere, non so come dirti, l'infermiera accudente, può essere quella che prepara i buoni dolci, non so come dirti, però come se fosse un elemento di attrazione per i bambini che sono morti. Sì, quindi anche se non erano suoi parenti, ma che sono appunto di nell'arco di alcuni chilometri. Sono Quanti sono? male, dice 220. Vabbè, estendiamoli questi, estendiamolo questo richiamo a tutta la Puglia. Sì, molti bambini e ragazzini. Perché lei ha proprio un'energia anche molto vitale. Sai quando l'anima, cioè, allora dunque, anche se come anima, ovviamente lei ha vissuto migliaia di vite, no? Però ha quella intensità che l'anima ha appena tocca il nuovo corpo. Cioè lei ha questa caratteristica qua. Quindi vedo che anime che si erano incarnate da poco nella loro attuale vita riconoscono questa affinità e quindi sono attratte. Quindi si diffonde un po' a macchia d'olio, vedo che va a prendere anche però altre regioni a Numero salire. totale? Per ora. Tutti nel portale aureo e lo chiudiamo. Causa esoterica delle mani calde. L'abbiamo più o meno già detto, ripetiamolo. O aggiungiamo dettagli. È un suo punto di forza creativa. Lei attraverso le mani crea molte cose, ma che sia anche semplicemente il discorso della scrittura, per esempio, è molto importante che lei le scriva a mano. Poi, ovvio, ci sarà un momento in cui deve anche digitare, no? Sui tasti, okay? Del computer. Però è proprio importante quando lei anche tiene in mano la penna. Nonché appunto le mani per dipingere, che poi alla fine è sempre una penna, no? Se ci pensi il pennello, poi con un movimento diverso, con uno scopo diverso. Mani per creare proprio fisicamente gli organi. Ma vedo che lei in generale può creare un po' di tutto, può anche molto riutilizzare, magari un oggetto che sembrerebbe da buttare via, lei le dà proprio completamente nuova vita, cambiandogli anche magari l'uso, no? Mi fa vedere anche come potrebbe riutilizzare, per esempio, anche un rotolo di carta igienica finito, per esempio, E no? Ecco. farlo diventare una cassa di risonanza per il telefonino e la musica. Si può fare, questa cosa si Sì, può fare. oppure creazioni molto più semplici anche da fare con i Un propri figli. Sì, pupazzo, certo. qualunque cosa. Un viso. Qualunque veramente. 11. L'11 io proprio la vedo proprio come rinforzo di se stessa, come due volte l'uno. È come se fosse un uno più un punto esclamativo quasi. Sì. Io. Perché io le vedo proprio le doti di assolutamente un leader, di una creatrice. Causa esoterica del calcolo colecisti. Allora, lì all'addome c'è un impianto, eh? Di nuovo. Però. Allora, lei mi dà proprio delle vite passate molto interessanti, no? Perché appunto
Lei è così, è sempre stata un po' alla ricerca di una verità che vada molto oltre l'ovvio, il banale. E infatti è come se mi portasse tipo a una vita in Cina, ok? Come proprio medicina tradizionale cinese, come se mi facesse vedere la colicisti legata all'azione, alla determinazione e quindi il fatto che si sia formata un'ostruzione, no? Un calcolo, sta proprio ad indicare questo, che lei è bloccata nel suo agire, nel suo determinarsi. Infatti, la sua primissima azione nell'ambito della consapevolezza era proprio di quel tipo lì, no? Rispetto a un discorso di autodeterminazione, perché lei da sempre ha riconosciuto la sua necessità di agire in prima persona, di determinarsi da se stessa. Infatti, la colicisti, da un punto di vista della medicina cinese tradizionale, si riferisce a proprio questo, quando c'è un deficit nella capacità di agire, di determinarsi. Quindi quel sassolino di 2 centimetri, parlando in termini esoterici, lo puoi eliminare con l'intento o è necessario ormai un intervento? Allora, con Si il può puro intento, provare? secondo me no, non con il puro intento, ma proprio avvalendosi, io vedo di cure così, basate su delle erbe medicamentose, su forse anche tipo delle pratiche. Comunque, secondo me può essere legato proprio alla medicina cinese questo, la soluzione, sì. Sono dei tentativi che si possono fare. In questo momento non le dà Sì. fastidio perché è proprio quel giorno, cioè quel giorno, quel periodo in cui allettata, febbre alta, 2 mesi, un lungo periodo, specialmente per una persona con dei figli piccoli, può essere ancora più complicato. Lei vuole agire? Lei vuole essere autonoma, indipendente, determinare la sua vita da se stessa? Però si innescano tutta una serie di sensi di colpa. Questi sensi di colpa derivano dal fatto che la famiglia vorrebbe un certo tipo di assetto, no, della sua vita, quindi molto più tradizionale, quindi che lei continuasse a fare così, la mamma, la moglie, eccetera. Quindi io vedo che in questa lotta che si crea, lei mi fa vedere come se fosse dentro un colosseo, sai? Dentro un colosseo lei che lotta contro questo suo senso di colpa, lotta contro queste aspettative familiari, sociali, che poi sono un retaggio anche culturale, ok? E riceve un po' di colpi in questa lotta. E questi colpi la allettano proprio, infatti le fanno salire la temperatura del corpo. È un conflitto, insomma, in cui lei rimane, per il quale rimane immobile per un po' di tempo. Autodeterminazione sì o no? Come l'aveva fatta prima, ha fatto bene a interromperla, la strada che aveva preso prima, riprenderla. In un modo differente, sì, in un modo Ok. differente. Gattina. Non ne trattiamo mai così approfonditamente gli animali. In questo caso sì, la gatta si chiama come Edera, si chiama Edera, si attacca un po' ovunque, è stata salvata da Edera, trovata nella pattumiera vicino alla morte, causa esoterica di questo fatto. Come se questa gattina potesse insegnarle ciò che lei non riesce bene a focalizzare, e cioè che l'amore e la libertà possono coesistere. Perché questa gattina, da un lato, aveva ancora il cordone ombelicale, no? Lei l'ha trovata così. Si è legata tantissimo a lei da piccolissima, ok? Ha proprio chiesto espressamente il suo aiuto. Però gradisce la libertà della campagna, pur essendo affezionatissima e legatissima a lei. Quindi, ovviamente, questo
è il modo di vivere, di concepire libertà e amore in una gattina. Ma questo Edera lo può trarre come insegnamento per se stessa, per la propria vita. Quindi lei può continuare a stare assolutamente nell'amore per i suoi figli, amore per i suoi genitori e un amore diverso per il suo compagno, ma nella propria totale libertà. Quando esponeva i punti ed era parlato e sottolineato, ha detto e sottolineato più volte, parlando della sua relazione con il marito, è finita. E sembra un po' un mantra non così negativo, no? Di tutta la sua attuale situazione. È finita la vecchia Edera, è finita questa relazione, è finita con il rapporto con entità mentale collettiva, rapporto debole ma esistente nel suo caso, famiglia patriarcale, la famiglia prima di tutto, io non valgo niente, tu non vali nulla perché sei una donna, no, le decisioni no, ma imprenditrice di cosa, devi fare la mamma, è finita. Ora io vorrei il finale di questa sessione che fosse un insieme di rapide creazioni di Edera, con le sue mani scanner calde, con la sua consapevolezza a inizio sessione a 41 miliardi, di tutto quello che vuole cambiare in eterico. Dicevi Monica? E lei mi fa vedere come spesso di Edera sia il concetto che l'Edera dove nasce muore, no? Quindi anche questo senso così di lunga vita, no? Nello stesso posto. Però mi fa vedere come si può spostare l'attenzione dalle radici dell'Edera a tutte poi le foglie, come si sviluppano e come si possono molto allontanare dalle radici. Mm-hmm. E in particolar modo lei mi fa vedere la sua versione attuale personale di Edera, che è un'Edera fiorita, non solamente come noi la conosciamo con le foglie, mm-hmm. ma proprio con dei fiorellini. Quindi proprio lontano. Una revisione del concetto di Edera e quindi di se stessa. L'Edera si deve attaccare a qualcosa e ha delle specie di pampini, non so se si chiamano pampini anche nel caso dell'Edera, no? Delle radichette che si attaccano al tronco dell'albero, al cancello, a qualunque cosa. Lei si attacca, si attaccherà, cioè allora, avrà collaborazioni. Mi fa vedere, sì, proprio come intanto la rapidità con cui si sviluppa l'Edera, mi fa vedere come può percorrere proprio anche tanti chilometri, può andare a superare tanti ostacoli, no? In una gran velocità si sviluppa. E mi fa vedere la possibilità proprio di diramarsi in varie direzioni, perché lei è così. Cioè lei non si focalizza su un'unica cosa, lei ha diversi talenti che può sviluppare ed è giusto che lo faccia, perché lei è proprio una persona poliedrica per sua natura. Morirebbe, sai, se facesse solo ed esclusivamente una cosa, perché certo. Si mortificherebbe un po'. Però la mia domanda è questa: se lei vuole fare delle orgoniti, per esempio, e non le vengono, ha senso chiedere un consiglio, non un aiuto, un consiglio? Sul perché non è venuta una volta, sul perché è venuta una volta e apparentemente la metodologia utilizzata da lei è sempre la stessa, quindi non capisce dove è l'errore, dove è il far bene. Certo che sì, infatti questo suo valicare i chilometri significa proprio questo, cioè la possibilità di creare dei contatti, una rete proprio di contatti con altre persone, che magari sono anche distanti molto, molti chilometri, ma c'è proprio uno scambio di informazioni reciproco, okay. Per cui lei prende e dà. Sì, sì, è benissimo confrontarsi, certo. Va bene, andiamo al cluster. Abbastanza insignificante, si tratta solo di un germoglietto in un terreno molto ampio. Via, è molto più importante la creazione che qui, al posto del germoglietto,
ed era lascia. Il primo ad eterno sceglie di dipingermelo con un pennello tanto tanto intriso di colore giallo e anche un po' in punta di rosso. Avatar. No, vedo tipo una scarpa vecchia. Toh. Anche qui una d'eterno. Questo invece lo fa nascere dalle proprie mani, perché prima mi apre le mani e mi fa vedere che c'è un cuore prodotto da lei, e dal cuore e a contatto con le sue mani nasce l'ad eternum. Benissimo, ne metta uno sulle entrambe le sue proprietà. Sì, vedo che le viene molto bene nella casa di campagna, anche perché ci sta questa gattina, tutto un affetto così speciale. Ovviamente nella propria casa, dove c'è tutta la sua famiglia, perché comunque col marito c'è anche un affetto profondo. Il problema è la vita di coppia, che non sono più compatibili. Hanno intrapreso due percorsi molto diversi. Bene, uno nel proprio corpo fisico, mentale, emozionale, eterico e subliminale. Vedo proprio che a ogni ad eternum che si mette è come se si sentisse più bella e più libera, più femmina anche. Più femmina inteso proprio come creatrice, oltre la donna, proprio femmina, nella sua capacità creativa totale, anche sensuale. Adesso ne mette quanti ne vuole, anche centinaia di migliaia, tutti sopra questa grande entità mentale collettiva in Puglia. Lì vedo che ci piazza anche su una bella piramide orgonite, perché comunque c'è anche molta somiglianza, no? Tra una casetta e la piramide, lei ce la piazza proprio sopra. Una nella vita della ruspice. Nella di cose da capire. Succede se lei mette un ad eternum nella vita passata? In questo caso. Beh, qua mi dà lui che ricuce l'addome di questo animale, lo ricuce, tipo fa una sorta di, come si chiama? Lo imbalsama. E vedo che si mette seduto con le mani sul proprio cuore. Come a comprendere che le risposte possono arrivare da sé. Non ha bisogno dell'animale, non ha bisogno del Dio fuori. Uno nel libro di poesie, di poesie. E mi dà le poesie in associazione con i suoi orgoni. Come se lei, viene sta roba qui, no? Quando Lei ride, qualcuno, non so perché, ma ride. come quando qualcuno, ipotesi, no? Io gli chiedo, mi fai un orgone? E lei, oltre a farmi questo orgone, connettendosi con me, si connette con me e crea questa poesia. Ed è come se, allora, ne vedo alcune proprio con infilato all'interno questa poesia e all'esterno me la allega, me la manda e io ho questa poesia personalizzata proprio, che lei ha creato connettendosi con me. Era proprio una sua idea questa, non lo Che la sapevamo. faccia, ecco. La faccia, esatto. Anche fiori,
cose della natura, Sì, inserisce perfetto. hanno un elemento potenziante. Moltissimo. Moltissimo anche perché oltre appunto che elementi della natura, quindi già di per sé molto potenti perché colti da lei. E lei vedo che si pone con gran rispetto verso la natura, cioè non ha proprio per niente l'atteggiamento di depredatrice. E se lei si rende conto anche di questa sua qualità di gran tatto e delicatezza, lei si renderà conto che questa è la chiave della ricchezza, dell'abbondanza. Perché lei non depreda niente. E se lei capisce questo, che lei è una che anzi chiede con rispetto, lei avrà tutto. Va bene, ha tolto tutto, nuova vibrazione. Boh, non è di 820 miliardi. Ma so. Nuova consapevolezza. 307%. Davvero? Nuova PS. Allora, adesso 60. Vite. Allora, 652. Capacità medianiche, cervello. 11. Cosa può fare con 11? Allora, nel suo caso è proprio una sorta di bussola che la orienta nelle idee che possono sembrare più bizzarre, che all'inizio possono veramente sembrare un non senso, ok? Come se l'attraesse così, quel posto, quell'oggetto, quella roba. Quindi lei deve iniziare così, è come se lì si avviasse poi un lungo racconto. Difficile. Secondo me le facoltà medianiche sono anche oltre a quello che noi conosciamo Sì, abitualmente, sì, sì. no? Spostare gli oggetti, leggere il pensiero, non c'è solo quello. C'è anche, diciamo, acuire una certa sensibilità che poi cambia di caso in caso. Nel caso di Edera è molto complessa, fortunatamente complessa, esteticamente molto complessa, è bella, è variegata, è profonda. Ok. Prima di arrivare al messaggio finale, che Edera lascia a se stessa, diamo un'occhiata al cinema. I tre piccoli che fanno. Sì, i figli esaltatissimi, no? Proprio emozionati come se fosse uscita, cioè la più bella puntata, no? Che si potessero aspettare, proprio un super capolavoro, contentissimi, proprio che fremono, no? Il marito dice una cosa inaspettata, qualcosa del tipo può rimanere una gran bella amicizia, allora. La madre e il padre, ecco, un po' sballottati, no? Non è semplicissimo per loro, no? Capire tutto questo. Cioè, vogliono molto bene a questa ragazza, però allo stesso tempo non gli sembra figlia loro perché ha proprio tutto un altro modo, no? Di vivere, di sentire. Però li vedo orgogliosi, molto. Vedo così quel gruppo di futuri amici che molti si sono alzati per applaudire Vadim. e per stringerle la mano, proprio se, come segno di benvenuto, come segno anche di condivisione di esperienza. Anche a me, no? Succede questo, grazie per averlo tirato fuori, no? Vado proprio come se fosse già pronta allo scambio. Perfetto. Una battuta su Burlesque che hai visto in esposizione dei punti? Sì, lei ha una grandissima carica sensuale, femminile, molto molto forte. Infatti adesso è già da qualche minuto che lei mi si propone con i capelli indietro,
da un orecchio, e questo bellissimo, penso che sia un iris, un po' viola, un po' giallo, che le dà proprio un tocco di femminilità, anche carnale, molto persuasivo, non so. Ok, va bene. Legame con l'antropologia? Profondo, secondo me. Anche archeologia, chiamiamola così, no? A suo modo, archeologia, nella capacità proprio di andare a prendere anche, per dirti, no? Un sassolino vecchio, un pezzo di vetro che è stato lavorato, un sassolino che è lì da tanto tempo, ok? Oppure proprio trovare tra gli scogli un qualcosa che era rimasto lì, ma proprio quasi anche scavando, ok? In questo senso anche pezzi di natura che portano con sé la storia dell'umanità anche. E molto vedo anche antropologia nella comprensione proprio degli esseri umani in maniera trasversale. Questo è il messaggio finale. Vuole aggiungere qualcosa? È tutto per sé. È proprio uno spazio, un momento tutto per sé, nonostante lei sia legatissima alla famiglia. Vedo proprio che è come se si prendesse questo faro, questo occhio di bue, tutto su di sé. Io la vedo lei con le gambe incrociate, seduta su uno sgabello, vestita in maniera sensuale, ma assolutamente molto discreta, con un abito così.